di sono andata per Tokyo senza prenotazione. Oggi ci sono parecchi ritardi a causa della neve. Nessun problema, l'importante è arrivare. Oh, Shoji. Ti ringraziamo per aver scelto il Tohoku Shinkansen. A causa della neve, no, quanta gente! Un ritardo di 40 minuti. Devo trovare subito un posto e scrivere un SMS a Shoji. Passeggeri, buon viaggio. Scusi, è libero. Mi scusi, è libero questo posto. Accidente, cosa è successo? Sarà per la neve. Ma perché ci siamo fermati? Non dirmi che c'è stato un incidente. Tutto a posto. Appostissimo, mi scusi. Anch'io devo scusarmi. Sei finita sotto la mia chitarra. Sto bene. La disturbo ancora. Questo posto è libero. Posso sedermi? Sì, fa pure. Com'è bella. Anzi, è cool. Ha un'aura diversa dalla gente comune. Snella, viso minuto. Deve essere un'artista. Wow, che ciglia lunghe. Che invidia stare bene con un trucco così pesante. Quando una è bella, sta bene con qualsiasi cosa. Oh, l'anello di Vivian Westwood. È anche vintage. Sempre più cool. Dà fastidio se fumo? No, per niente, si figuri. Si è fermato di nuovo. Chi? Il treno. Si ferma in continuazione. Davvero? Oh no, come faccio? Io ho fretta. Ah sì? Beh, è un bel problema. Ma io ho la soluzione. Mando un messaggino. Fatto. Sei un vero fulmine. Voi teenager di oggi siete diversissimi dalla mia generazione. Veramente? Io ho già 20 anni. Eh? Scusa, allora abbiamo la stessa età. Com'è carina quando ride. Hai detto la stessa età? Non ci credo, è una bugia. Scusa? Sì, hai detto voi teenager. Ma allora tu quanti anni dovresti avere? Quelle cose le dice la mia mamma. Diciamo che mi sento diversa, sono una creatura analogica. Si informano i signori passeggeri che a causa della neve il treno procederà a velocità ridotta. Ci scusiamo per il disturbo alle case. Che sfortuna, ho paura che questo viaggio non finirà mai. Devi fare delle cose importanti a Tokyo. Oh, beh, niente in particolare. Diciamo che mi trasferisco e mi piacerebbe trovare lavoro là. Che combinazione, anch'io. Davvero? Anche tu ti trasferisci? Sì. E io che pensavo che tu fossi di Tokyo. Allora non stai tornando a casa da una lunga tournée? Che tournée? Di concerti. Ho notato la tua chitarra e ho immaginato che fossi una musicista professionista. Ma ce l'hai una band? Sì, ne avevo una nella mia città. Lo sapevo, ne ero più che sicura. E qual è la tua città? Oh, un messaggio? No, invece è una chiamata. Sì, pronto, parla Nana. Oh, ciao, Shoji. Sì, purtroppo il treno si è fermato di colpo. Non so quanto abbiamo di ritardo. Ma no, sei sicuro? Però guarda che potrei anche arrivare molto tardi. Se hai voglia di aspettarmi. Bene, sì, ok, grazie mille. Allora, appena so a che ora arriviamo, ti faccio uno squillo. Sì, ciao, a dopo. Il tuo ragazzo è di Tokyo? Siete veramente love love? Adesso finalmente capisco, ti stai trasferendo per lui, vero? No! A dire la verità, forse sì. Insomma, sì o no? Vedi, in realtà Shoji non è di Tokyo. Ci conosciamo da un bel po' di tempo perché andavamo nella stessa scuola. Poi, però, un anno fa lui si è trasferito nella capitale per frequentare l'Accademia di Belle Arti. Scusa, ma non riesco a capire. Perché non sei andata via con lui? Io gliel'avevo chiesto subito, ma Shoji non ha voluto che mi trasferissi con lui. Perché?
L'anno scorso non avevo un soldo e soprattutto nessun obiettivo. E lui mi disse che avrei fatto una stupidaggine a partire così. Capisco. Allora sono rimasta a casa a inzuppare il cuscino di lacrime e ho risparmiato i soldi che non avevo. Però ci eravamo promessi che una volta che lui fosse stato ammesso all'accademia lo avrei raggiunto. Appena arrivo a Tokyo mi devo trovare un lavoro e darmi da fare per non farmi rispedire a casa. Che stupida sono, perché sto raccontando queste cose a una persona di passaggio? Una persona di passaggio? Che ti importa? Continua pure. Mi sa che questo viaggio durerà ancora un bel po'. È vero, continua a nevicare. Allora per ingannare il tempo ti racconto tutto. Sai, in realtà sto morendo dalla voglia di parlare del mio ragazzo. Shoji è educato, simpatico e proprio figo. E quando dico figo intendo figo davvero. Anche se quando parla sembra un po' scemo, però. Come sarebbe sembra scemo? Ah, senti, senti, ce la beviamo una birra? Volentieri. Due birre per cortesia. Bene, adesso possiamo brindare. Ah sì, a cosa? All'ammissione di Shoji all'università. Beh, ma io non c'entro niente. Allora, come ricordo della nostra amicizia di passaggio. Brava, così mi piace. Due ragazze della stessa età che si incontrano sullo stesso treno in ritardo mentre si trasferiscono a Tokyo. Non succede tutti i giorni. E c'è un'altra cosa. Anch'io mi chiamo Nana. Piacere di conoscerti. Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrate? Era scoppiata una tempesta di neve. E il treno si fermava e ripartiva in continuazione. Ci abbiamo messo 5 ore per arrivare a Tokyo. Ma io non mi ero annoiata per niente. Solo che a forza di parlare tanto di me, non sono riuscita a chiederti niente di te. Non sapevo nulla. Anche se ora, conoscendoti, so che probabilmente avresti evitato di rispondere.